Ci troviamo con il coordinatore del Master in Cultura del Cibo e del Vino di Ca' Foscari, il professor Roberto Stevanato, che da ben 2 anni coordina e gestisce questo importante master e che oggi ha voluto fortemente questo evento a 1350 metri. Qual è il valore aggiunto di questo master? Ma vogliamo che il master non sia semplicemente una fornitura di cognizioni, di informazioni, di competenze ai ragazzi, ma vogliamo anche creare uno spirito di corpo, vogliamo creare comunità, vogliamo creare socializzazione nel nome del cibo e del vino, del migliore cibo e del migliore vino. E quali sono oggi le attività che faranno i ragazzi e gli studenti del master qui a 1350 metri? Beh, prima di tutto godranno di questo splendido panorama, di queste cime innevate, di quest'aria molto fine. E poi le attività sono varie, legate ovviamente alla location, alla neve, con le ciaspole per fare un giro, con gli sci, con le motoslitte, con i cani da slitta, con l'incontro con personaggi famosi sia del mondo dello sport, ma sia anche personaggi che sostengono il master con le loro aziende. E qui abbiamo moltissime persone da ringraziare. Ovviamente dobbiamo ringraziare prima di tutto il Comune di Miane e il Comune di Valdobbiadene, che in qualche modo sponsorizzano questa iniziativa e ci hanno creato una serie di facilities, ma anche tutti gli sponsor, a cominciare da Bisol Vini, diciamo il top del Prosecco, per andare poi alle Carni Colomberotto, per andare alla Latteria di Soligo, per andare al Consorzio del Radicchio, e poi per i Bibanesi, per De Stefani Salumi e chissà quante altre, me ne dimentico, ce ne sono talmente tante altre che elencarle tutte sarebbe lunghissimo. Si trovano comunque tutte citate nel sito, nei due siti che in qualche modo parlano del master, che sono www.mastercibovino.it oppure www.mastercibo.it. E lì vengono citate queste aziende grazie alle quali noi riusciamo a sostenere il master e riusciamo a fare anche queste iniziative. Questo master apre spesso e volentieri le porte al pubblico, nel vero senso della parola. Oggi naturalmente l'evento Gusto ad altissimo livello è aperto al pubblico e coinvolge enoturisti e appassionati di montagna. Ma non è l'unico evento che il master apre alla popolazione. Infatti, spesso e volentieri organizzate anche delle belle lezioni aperte al pubblico con nomi importanti su temi molto curiosi. Beh, i temi sono sempre quelli che riguardano il cibo e il vino nei suoi diversi aspetti, dal marketing alla legislazione, dalla produzione alla sicurezza, dalla storia alla tradizione dell'enogastronomia italiana, della migliore enogastronomia italiana. E abbiamo un ciclo di 6 conferenze che è già iniziato, che si tengono a intervalli regolari di tempo presso il Comune di Valdobbiadene, sono aperte al pubblico, sono lezioni che noi apriamo proprio al pubblico, a tutti coloro che vogliono intervenire senza prenotazione alcuna. Abbiamo poi delle altre manifestazioni che vengono fatte in collaborazione con le aziende del Master e nei quali c'è appunto questa sinergia fra l'istituzione università attraverso il suo Master e l'azienda con tutte le sue capacità organizzative e promozionali aperte al pubblico, e quindi nel corso di queste manifestazioni potremo assaggiare anche questi ottimi prodotti della marca trevigiana, per la quale la marca trevigiana si distingue e che ancora sono poco noti al mondo, e attraverso il master vorremmo farli conoscere di più. Assolutamente un'occasione in più molto preziosa per veramente diffondere la cultura del cibo, del vino e del territorio. La ringraziamo, professor Stevanato, e in bocca al lupo per oggi. E voi, e grazie agli organizzatori, e divertiamoci. Grazie. Ci troviamo con Isabella Casoni, una bella e giovane rappresentante del Master in Cultura del Cibo e del Vino, allo stand Latteria Soligo, dove assaggeremo il meglio delle malghe di questo territorio. Perché hai scelto questo master? Beh, questo master innanzitutto è un master molto itinerante, un master che mi ha colpito soprattutto per la dinamicità e per l'attenzione che si dà a un territorio come il nostro, che ha sempre più bisogno di essere valorizzato. Quindi la mia scelta, credo, e abbiamo cominciato da solo un mese, che sia la scelta giusta appunto per entrare a far parte di questo mondo e per tutelare i prodotti che abbiamo.
Il master sono venuta a contatto attraverso il sito internet, che è www.mastercibovino.it, e per chi vuole, anche per i futuri studenti, è un master veramente bello e soprattutto itinerante, che ci mette a contatto con realtà e aziende del territorio, e che quindi sarà una bellissima avventura sicuramente. Buona giornata Isabella, in bocca al lupo per oggi. Degustiamo un buon prosecco Gio a 1350 metri. Sicuramente sarà a temperatura perfetta. Com'è questo prosecco? Prosecco eccezionale, Gio Brut. Abbiamo un residuo zuccherino di 12 grammi litro. Se vuole faccio anche la degustazione sensoriale. Dei bei profumi fruttati, floreali. Al gusto sapido, fresco in bocca, avvolgente, un bel perlage, perfetto. Ringraziamo Roberto Fascina, il nostro sommelier, grazie, buona degustazione. Qui il cellulare non prende e ho bisogno di fare una comunicazione urgente, come posso fare? Bene, per fare una comunicazione urgente con l'ausilio e l'appoggio dei radioamatori, dove io faccio parte della sezione aree di Montebelluna, io sono Vincenzo Ditto, col mio indicativo Italia 3 Y LZ, con queste apparecchiature piccole ma con l'ausilio dei nostri ripetitori che abbiamo sul territorio nazionale, in questo momento c'è un ripetitore qua nella zona del massiccio del Monte Grappa, dove noi possiamo parlare naturalmente con tutti i nostri corrispondenti. In questo fattispecie abbiamo un operatore alla partenza della manifestazione, un operatore sul pulmino che fa la spola, che porta su e giù le persone che fanno questa manifestazione, e io qua all'arrivo che do la possibilità di tenere in collegamento, perché la telefonia, signorina, qua telefonia non ce n'è. Ci troviamo con Loris Colomberotto, oltre 50 anni di tradizione nelle carni trevigiane, una bella azienda che sostiene il master in cultura del cibo e del vino. E soprattutto alle nostre spalle abbiamo uno spiedo a 1350 metri. Cosa ci offre oggi? Oggi sono le nostre carni messe allo spiedo, che lo spiedo è una tradizione della nostra zona, del nostro popolo, delle nostre terre. Sono del vitello, del maiale e del pollo. Va cucinato così, dura circa 5 ore la cottura ed è un alimento, diciamo, che ci contraddistingue. Perché questo master è così importante per questo territorio? Perché teniamo vive le nostre tradizioni, che sono così importanti anche per farle conoscere anche alle nuove generazioni. Roberto Fascina ti sta servendo un ottimo Ceo Bisol, un vino rosso, 5 vitigni, un'ottima annata, esatto, 2003. Un commento a questo abbinamento? Beh, i profumi parlano da soli. Abbiamo dei profumi di un grande rosso che con 5 uvaggi come Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Marzemino e Pinot Nero, e del Vendemmia 2003, che è una vendemmia delle più interessanti, e il profumo di questa splendida carne che Loris ha portato veramente ai massimi livelli, quindi non si può chiedere di più della vita. Il migliore abbinamento consigliato da Gianluca Bisol, rappresentante di un'azienda storica di vini e di prosecco, e da Loris Colomberotto, rappresentante di una storica azienda di carni, per cui buona degustazione.